Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino di Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese. Allora, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 16, dove all'interno continueremo con la seconda parte dello snodo del braccio destro. Infatti abbiamo ricevuto l'ancoraggio e poi la cosa più importante, il cardine della spalla destra in zinco presso fuso con il tubo di frizionamento in silicone. Siete pronti per questo nuovo tutorial? Allora iniziamo, vai, Mazinga Z! E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino di Mazinga Z, al nostro video, e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutto l'assemblaggio di questo fantastico modellino alto 75 cm. Se vi siete persi i tutorial precedenti, mi raccomando, andate a rivedere, e vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist di Mazinga Z. Allora, mi raccomando anche di andare a vedere l'ultimo tutorial che abbiamo fatto sul Ferrari Transporter, veramente importante perché stiamo iniziando ad assemblare la parte interna del semirimorchio e infatti abbiamo già assemblato due componenti dei vani interni, che sono quelli poi dove saranno posizionate le due Ferrari. Abbiamo sistemato già anche le prime luci, spettacolare, andatelo a vedere. Ok ragazzi, iniziamo e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo, vai! Ed eccola qui la struttura toracica del nostro modellino. Allora ragazzi, nel tutorial precedente, se vi ricordate, avevamo assemblato l'articolazione della spalla sinistra, quindi tutto questo gruppo l'avevamo unito al cardine della spalla sinistra. Guardate che spettacolo, veramente duro grazie al frizionamento del tubo di silicone che troviamo all'interno del cardine. E infatti in questo video tutorial andremo ad assemblare il cardine della spalla destra. Eccolo qui, guardate che bello, tutto ferro, struttura massiccia ragazzi, eccolo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 16 di Mazinga Z, opera distribuita dalla Hachette, destinata a collezionisti e modellisti. Allora, ecco qui le fasi di assemblaggio che andremo ad eseguire in questo video tutorial. Ecco l'elenco dei componenti che adesso andremo ad analizzare durante le fasi di assemblaggio. E quindi la prima cosa che faremo sarà quella di montare il tubo di silicone all'interno del cardine della spalla destra, dopodiché procederemo a fissarla sulla struttura interna del torace. E non solo, andremo a preparare anche lo snodo del braccio destro, eccolo qui, pezzo veramente resistente, massiccio, e guardate i pezzi che riceveremo con il numero 17, ossia l'articolazione della spalla destra, quindi stiamo procedendo un po' sulla spalla destra e un po' sulla spalla sinistra, quindi arriveremo ad assemblare i bracci diciamo insieme in contemporanea. Allora, si continua poi col fascicolo con l'incredibile tecnica di Mazinga Z. In questo fascicolo si parla di Mazinga Z a tutta potenza, ossia la massima energia per ottenere la vittoria. Praticamente Mazinga Z può sprigionare all'istante un'immensa quantità di energia, aumentando le sue prestazioni oltre i livelli normali. Però questa è un'arma che lui usa raramente, perché dopo averla utilizzata esaurisce tutte le energie, quindi si utilizza soltanto in situazioni critiche. Allora ragazzi, qui possiamo vedere tutte le immagini tratte direttamente dall'anime, eccole qui, guardate che spettacolo, quindi possiamo rivivere insieme tutti gli episodi. Eccolo qui il tornado misterioso. Innanzitutto qui abbiamo la presentazione del mostro meccanico Balkan P5 e di seguito tutti i momenti più importanti dell'episodio, accompagnato con altrettante immagini.
Ok, ecco diciamo una piccola panoramica diciamo dell'assemblaggio del prossimo tutorial in cui andremo a completare tutte e due le articolazioni delle spalle. Ci siamo, spettacolare. Ok, diamo un'occhiata alla fustella. Eccoli qui i nostri pezzi che abbiamo ricevuto e adesso andiamo a montarli. Iniziamo le fasi di assemblaggio direttamente dal cardine della spalla destra. Allora, particolare che già conosciamo, diciamo speculare di quello sinistro. Infatti qui possiamo vedere che c'è stampigliata la R di Wright. Allora, questo è un particolare realizzato in presso fusione di Zama, quindi un elemento molto più resistente di quello di alluminio. Allora, come abbiamo già fatto per il cardine della spalla sinistra, andiamo a inserire qui all'interno il tubo di silicone. Tubo di silicone che ci servirà per ottenere l'attrito, quindi il frizionamento corretto che ci permetterà poi di muovere la spalla del nostro modellino in maniera molto più controllata e quindi permetterà di mantenere la posizione della spalla nel punto in cui la lasciamo senza che si muove da solo, ragazzi. Quindi sarà, è veramente una soluzione tecnica molto funzionante. Ok, andiamo a montare questo cardine. Per prima cosa andiamo a inserire in questo perno la rondella di spessoramento. Recuperiamo quindi la struttura del torace di Mazinga Z e andiamo a montare il cardine della spalla destra. Allora, questo è il nostro perno, quindi orientiamo il cardine in questo modo e lo andiamo a montare. Mi raccomando, ragazzi, il tubicino di silicone va montato a forza, quindi non utilizzate lubrificanti qui all'interno, altrimenti rischiamo di vanificare diciamo l'effetto di attrito che stiamo cercando per il corretto movimento del braccio. Vedete, qui si è bloccato, con un po' di pazienza lo andiamo a spingere giù. Ci siamo quasi, lo dobbiamo spingere fino giù in fondo ed ecco fatto. Ed ecco come si presenta la nostra struttura completa anche del cardine della spalla destra. Facciamo un test, è già frizionato, quindi è pronto per il prossimo tutorial in cui andremo a montare l'articolazione della spalla destra. Ci spostiamo ora a lavorare sullo snodo del braccio destro, quindi prendiamo l'ancoraggio che abbiamo ricevuto, questo particolare realizzato interamente in ferro, pezzo massiccio, lo andiamo a inserire all'interno dell'ancoraggio dello snodo del braccio destro. Quindi lo recuperiamo, questa è la sede sfaccettata, vedete ragazzi, tutto sfaccettato, facciamo coincidere il foro filettato con il foro dello snodo esattamente in questo modo. Adesso, proprio in prossimità di questi due fori, andiamo a serrare con due viti munite di rondella Grover antisvidamento. Ed ecco come si presenta lo snodo del braccio destro al termine di questa fase di assemblaggio, pronto per essere assemblato poi sull'articolazione della spalla destra. Bene amici, siamo arrivati al termine di questo video tutorial.
Questo è il nostro modellino di Mazinga Z, diciamo, con tutti i particolari più importanti che abbiamo assemblato fino ad ora. Come potete vedere, la struttura toracica adesso è completa di tutti e due i cardini delle spalle, quindi nel prossimo tutorial andremo a completare la spalla destra con l'articolazione. Eccolo qui, guardate che spettacolo, non vedo l'ora di andare avanti anche su questo modellino. Bene amici, il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino di Mazinga Z, al nostro video, e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora vi lascio con questa panoramica di Mazinga Z e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!